Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi andremo a trattare un argomento importante, insomma, la sicurezza di casa. L'abbiamo già trattato tantissime volte, andando a provare e configurare tantissime telecamere. Trovate tutti i video nel canale, come al solito. Michele aveva già fatto un video tramite rilevamento delle persone con gli Echo Dot, ma con onde ultrasoniche. E invece ad oggi c'è la possibilità di utilizzare gli Echo Show per il rilevamento tramite la videocamera presente direttamente sui dispositivi. Quindi per poter utilizzare la funzione che vi spiegheremo oggi dovete avere un Echo Show, potrebbe essere il 5, l'8, esatto, il 10, il 15, e naturalmente avere la telecamera scoperta. Attenzione! Solitamente si è constatato, almeno questa qui è la media delle probabilità che accade questa cosa, che chi ha un Echo Show di quinta generazione o di ottava, cioè di Q5 o 8, perdonatemi un lapsus, di solito viene posizionato abbastanza in alto in modo tale che sia all'altezza occhi. Naturalmente l'Echo Show 5 e 8 nascono con una leggera inclinazione, perché se la appoggiate sul tavolo è quella all'altezza giusta. Quindi se volete utilizzare la telecamera, in quel caso che è posta, magari il prodotto è posto un pochettino in alto, vi conviene mettere dietro uno spessore in modo tale che controbilanci e la telecamera punti un po' di più verso il basso. Esatto. Questa era una parentesi per poter utilizzare al meglio il 5 o l'8. È una funzione semplicissima che andremo ad attivare tramite le routine ed ora passiamo sul cellulare per vedere come fare. Entriamo nell'app del nostro assistente vocale, clicchiamo in basso a destra altro, routine, e ne creiamo una nuova. Il nome della routine lo possiamo inventare e mettiamo rilevamento. Avanti, quando questo accade. Casa intelligente. Come vedete qui vengono fuori anche gli Echo, noi selezioneremo l'Echo Show 15. Ok, questo è il menu fondamentale dal quale voi deciderete che cosa deve succedere, perché ci sono due possibilità. O quando rileva una persona può ad esempio mandare una notifica, accendere una luce, emettere un suono o determinate azioni, oppure per poter risparmiare la corrente, visto che in questi tempi il risparmio non è mai abbastanza, potete fare non sono state rilevate persone, e a questo punto ad esempio siete in una stanza con una presa smart che è collegata ad una lampada, avete la possibilità di dirgli quando non ci sono più persone, che quindi non vengono più rilevate, spegni la lampada. Quindi lui rileverà che non ci sono più persone all'interno della stanza e dopo un lasso di tempo spegnerà la lampada della stanza. Noi invece gli diamo che sono state rilevate delle persone, facciamo avanti. E che azione deve fare? Quindi aggiungiamo un'azione e mettiamo casa intelligente, lampadine e lampada. Avanti. E gli diciamo che deve accenderla. Avanti. Potremmo aggiungere tante altre azioni. Potremmo anche farle dire qualcosa. In questo momento abbiamo delle frasi standard oppure la prima voce è personalizzato. E a questo punto andiamo ad inserire al ladro abundantis abundantum, mettiamo anche una terza volta questo. Ok, avanti, e in questo momento possiamo dirgli salva. Gli diciamo che deve rispondere da Echo Show di Tania. La routine è stata creata con successo. Dategli circa un minuto, 30 secondi, un minuto, in modo tale che si registri e funzioni perfettamente. Adesso torniamo in diretta e vediamo come funziona. Al ladro, al ladro, al ladro. Allora, è partita la voce perché ha rilevato che siamo qui davanti alla telecamera ed è quasi immediata la cosa, a differenza invece dell'Echo Dot che aveva bisogno di un po' di tempo perché la routine partisse. Anche la precisione era completamente diversa. Quindi diciamo che il contatto visivo della telecamera del vostro Echo Show darà la possibilità alla routine di partire quasi nell'immediatezza. Come avete visto, la routine come è stata impostata dà queste possibilità, ma ce ne sono molteplici. Potete, non lo so, far partire la sirena dell'allarme se ne avete uno, potete collegare la telecamera e farvi mandare un messaggio,
farla parlare, insomma, divertitevi come volete per quanto riguarda le routine, perché le routine sono quelle funzioni che l'unico limite è la vostra fantasia. E poi vabbè, qualcos'altro anche sicuramente si possono sempre più migliorare ed ampliare. Oh, volete lasciare magari un messaggio a vostra moglie, che quindi sapete che passerà davanti al dispositivo, e gli potete lasciare il messaggio direttamente dicendo, non so, Michele ti dice di fare la lavatrice, per dire, come promemoria. Oppure anche chi ha acquistato un prodotto Echo Show e non vuole spendere ulteriori soldi magari per comprarsi una videocamera di sorveglianza. Questa è una piccola videocamera di sorveglianza, naturalmente per un campo visivo più ristretto rispetto alle classiche fatte apposta per questo. Sì, diciamo che ha, se la posizionate nella maniera più corretta nella stanza, ha comunque un buon angolo di visione. Sì. Non è una telecamera che potete muovere come volete. Però attenzione, se acquistate l'Echo Show 10, che invece ha la possibilità di ruotare, tant'è che se voi attivate nell'app di Alexa del vostro dispositivo vocale la telecamera, avete anche la possibilità, facendo lo scroll sullo schermo, di ruotare la telecamera e lì fare una sorveglianza molto più attiva. Bene ragazzi, io spero che il video sia stato utile, è una funzione che secondo noi in questi periodi è sempre un qualcosa in più come sicurezza per la casa. Provatela e fateci sapere qui sotto nei commenti com'è andata, cosa ne pensate, magari ulteriori sviluppi che avete avuto voi e nuove routine o funzionalità che avete associato a questa nuova funzione. E intanto, a proposito di questo, quando abbiamo provato gli Switchbot, vi avevamo invitato ad informarci su in che modo utilizzavate i vostri Switchbot. Devo dire che per gli utilizzi che sono arrivati, assolutamente d'accordo, è molto utile in quel caso. Sì. Nel nostro era l'esempio della macchina del caffè, ma non abbiamo tanti altri utilizzi da poter utilizzare un ditino meccanico che faccia una funzione che noi non possiamo arrivarci piuttosto che. Quindi benissimo per quelle persone che ci hanno segnalato tanti e tanti utilizzi dello Switchbot e vi ringraziamo nuovamente. Qui sotto mettiamo il link in descrizione di un po' di prodotti, naturalmente anche degli Echo Show. E io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao, ciao ragazzi!